stiamo attraversando un momento non felice sotto l'aspetto del gioco e questo prendo atto, mi assumo io tutta la responsabilità. Stiamo cercando di trovare degli equilibri di squadra, poi è chiaro che quando si comincia e si passa in svantaggio incomincia anche ad avere un po' di paura nella pressione anche da parte del pubblico, qualche parola di troppo, sai, influisce a volte anche sull'aspetto psicologico del giocatore. Primo tempo inguardabili, poi in secondo tempo abbiamo cambiato un po' modulo, abbiamo detto di giocare tranquilli, perché poi questa è una squadra che quando incomincia a giocare la qualità viene sfruttata. Penso che al secondo tempo abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Dobbiamo lavorare tantissimo ancora, abbiamo dei giovani che hanno bisogno di migliorare, hanno bisogno di essere aiutati, questo lo sappiamo. Sono la prima esperienza in queste categorie, vengono dal settore giovanile. I grandi devono cercare una mano anche a questi piccolini e poi insieme penso ne usciremo fuori. Non ci vuole tanto, ci vuole soltanto delle vittorie che ci diano quell'autostima che forse abbiamo perso, perché a volte quando si perde poi bisogna andare a cercare il problema dov'è, e a volte si perde l'autostima che uno ha accumulato durante la preparazione, durante le prime giornate di campionato. Le cose facili incominciano ad essere difficili, si gioca con qualche tocco in più, diventa una squadra che poi alla fine, guardandola, è una squadra che va per conto proprio. Invece siamo una squadra che se gioca rilassata, gioca tranquilla, gioca con una serenità tranquilla, io sono convinto che può regalare delle soddisfazioni. È chiaro che facciamoci un attimino, valutiamo un po' tutta la situazione. La situazione è che stiamo lavorando sulla crescita di questi ragazzi e sui grandi, che quando stiamo trovando un equilibrio tattico che ci consente poi di proseguire, di avere una serie di risultati utili consecutivi. Ci manca soltanto quello, poi quando questa è una squadra che ancora deve dare il proprio potenziale. Non si è espressa ancora perché non abbiamo avuto quella continuità dei risultati. Forse con la tranquillità dei risultati sicuramente qualcuno giocherebbe con più tranquillità e le cose difficili diventeranno facili. Adesso le cose facili diventano difficili, tutto il contrario. Se continuiamo a stare tranquilli, a lavorare e a fare quel salto di qualità che ci manca nei risultati, io sono convinto che andrà ancora meglio. I tre punti di oggi danno fiducia per la trasferta della prossima settimana. Con che spirito scenderete in campo e quale sarà l'obiettivo? Ma noi, il Presidente si è dichiarato, ha detto che vuole fare un campionato d'alta classifica. Stiamo indietro di qualche punticino. È chiaro che paghiamo anche un po' il rodaggio, un po' il fatto di aver costruito una squadra con alcune situazioni tattiche e poi sono venute meno con qualche infortunio, quindi abbiamo anche messo qualche giocatore non fuori ruolo, più che altro in un ruolo che non può esprimersi al 100%, quindi fino a quando, e qui ci vogliono i meccanismi giusti, il lavoro, capire i difetti che ci abbiamo, cercare di sfruttare anche i nostri pregi, perché abbiamo tantissimi pregi. Oggi mi ha fatto piacere che hanno segnato le tre punte davanti, mi ha fatto piacere che quando è entrato Partipilo ha dato una grossa mano, quindi quella è la nostra forza, il fatto che di avere davanti gente che ti può risolvere la partita a qualsiasi momento, quindi bisogna mettere in condizioni tali che ogni domenica di avere le tante occasioni da gol, perché poi sono giocatori che alla prima possono sbagliare, però penso che poi alla seconda o alla terza ti castigano. Mi assumo io tutte le responsabilità di questo primo tempo e delle ultime, diciamo, prestazioni che non sono state da Biceglie. Io dove sono andato ho cercato sempre di dare un gioco, ho fatto sempre bene. Quest'anno stiamo cercando di trovare un equilibrio, quando troveremo questo equilibrio sicuramente è una squadra che ci può dare tanto. Cercheremo di darlo quanto prima, perché non è che possiamo aspettare tantissimo, però non ci vuole molto, ci vuole soltanto un filotto di 2 o 3 vittorie. Una volta che c'è questo filotto ci dà quella consapevolezza e quell'autostima che in questo momento ci sta mancando. È chiaro che fino a quando non avremo quel parametro di autostima, oggi le giocate qualcuno le forzava, invece non bisognava forzare, bisogna solo un attimo ragionare quello che abbiamo fatto poi nel secondo tempo. Secondo me abbiamo ragionato di più, abbiamo alzato un attimo il baricentro
e abbiamo penso creato oltre ai tre gol qualche altra palla gol pulita. L'età media molto bassa della sua squadra potrà aiutare in questa ottica? Ma l'ho detto, noi guardando un po' la rosa a disposizione, oggi ho inserito Montinaro che è un altro 96, abbiamo giocato con 5 under. Però in questo momento non è un discorso di chi della media o non media, qua bisogna trovare un equilibrio tattico. La coperta è sempre corta, da una parte la tiri, dall'altra devi cercare sempre di tirarla, quindi sappiamo che se utilizziamo un modulo possiamo avvantaggiare qualche giocatore ma non avvantaggiamo altri. Se ne facciamo un altro per avvantaggiare quelli che sono stati danneggiati dall'altro modulo si verifica il contrario, quindi quello che ci preme è cercare con questo gruppo di trovare un assetto giusto per poter poi migliorare. E ripeto, poi l'ho detto e lo ripeto, pensa molto, i giovani devono crescere, perché insomma passare da un settore giovanile di squadre dove affrontavano i ragazzini a gente esperta, gente che ha già fatto anche professionismo, il contrasto è un contrasto che non è lo stesso, quindi bisogna crescere in questo, bisogna lavorare tantissimo e io sono disponibile, io con il mio staff siamo disponibili a lavorare perché vogliamo il bene delle Bisceglie. Mi dispiace che il pubblico non è contento, lo dico apertamente, mi dispiace perché mi dispiace in primis a me e poi è chiaro, quando le mie squadre non giocano bene non mi diverto nemmeno io. E siccome dove sono andato, ripeto, come ho detto prima, sono andato ho dato sempre un gioco e ci siamo divertiti ogni anno. Non penso che quest'anno sia io che tutti i giocatori siamo andati tutti dei brocchi, però bisogna stare tranquilli e avere quella serenità per farci giocare più serenamente, con la mente tranquilla, con le giocate non forzate. Quando si forzano le giocate vuol dire che si ha paura di giocare, invece bisogna ragionare, se ragioniamo la qualità poi esce fuori. Mister, un primo tempo decisamente positivo per la sua squadra, ci avevate creduto quando al riposo siete andati in vantaggio? Ma siamo partiti bene perché poi sapevamo che loro giocavano con queste tre linee, questo 4-4-2 abbastanza mobile, però e l'avevamo indirizzata bene giocando tra le linee con l'uscita della punta e attacco dietro le spalle. Dopo dovevamo solamente gestire un pochino meglio la palla, ma non abbiamo subito praticamente nulla nel primo tempo. E siamo rientrati e abbiamo regalato praticamente i tre gol. Nella prossima giornata quali saranno le cose da cambiare fin da subito? Dobbiamo giocare con più personalità e cercare la vittoria a tutti i costi, perché quando si gioca in casa insomma dobbiamo assolutamente cercare di fare dei punti. Ma dopo la partita non si parla mai, però insomma la squadra si è comportata bene sotto il punto di vista delle due fasi di gioco. È normale che quando avevamo la palla dobbiamo avere più personalità e dobbiamo cercare di più di andare a far male, ecco. L'ingresso di Montinaro in questa gara è stato quasi, diciamo, determinante. Avresti barattato una delle tue incursioni per una rete quest'oggi? Ma l'importante in questi casi, quando si è sotto, non è tanto la soddisfazione personale, ma è recuperare la partita. Quindi sono contento di aver dato il mio contributo quando sono entrato in campo e l'importante era vincere e ci siamo riusciti. Tre punti importantissimi dal punto di vista del morale. Cosa cambia nella testa di voi giocatori? Ma sicuramente è importante perché la sconfitta di domenica ci aveva fatto molto male a livello appunto morale. E ci voleva subito una vittoria per ripartire, sperando di continuare con delle vittorie e fare un filotto positivo che ci possa dare un po' di fiducia a tutti noi. Prossima domenica la sfida a San Severo, che cosa vi aspettate e se tu personalmente ti aspetti di giocare titolare magari? Ma non penso, il mister comunque farà le sue scelte, o mi mette in campo, mi fa entrare dopo, io quando sono chiamato in causa devo dare il massimo, a prescindere se gioco dall'inizio o meno. Sicuramente non possiamo più lasciare punti a nessuna parte perché ne abbiamo persi già troppi, quindi anche domenica l'importante sarà prendere 3 punti. Sono entrato abbastanza bene oggi, ho dato il mio contributo per la squadra, cioè, alla fine ci è andata bene, però adesso a testa bassa dobbiamo pensare già alla prossima partita perché è un'altra battaglia, ogni domenica è sempre una battaglia.
appunto la sfida con il Sansevero su un campo decisamente ostico per voi. Con quale spirito affronterete la gara domenica prossima? Domenica affrontiamo la gara con lo spirito di ogni domenica. Queste domeniche qua, diciamo, un po' l'approccio ci è mancato, però adesso lavoriamo in settimana a testa bassa e cerchiamo di dare il massimo per domenica. Il rigore all'inizio del primo tempo ha dato una botta al morale che già era molto basso dopo la sconfitta con il Manfredonia. Come avete reagito tutti quanti? Il rigore un po' ci ha tagliato le gambe, perché subito così al sesto minuto avere un rigore e gol contro non è facile. Ci siamo messi con la testa bassa, abbiamo reagito abbastanza bene e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nella prossima gara tu ti aspetti di giocare da titolare o magari potrei ancora aspettare in panca un po'? Ma questo non lo decido io, sono scelte che fa il mister e io le accetto volentieri, perché ognuno di noi qui deve fare di tutto per la squadra, non c'è un io, un tu, c'è tutta la squadra, si ragiona di squadra e le scelte del mister le accetto volentieri. Se domenica devo stare in panchina vado in panchina senza problemi. In squadra siete molti con un'età molto bassa, diciamo. Che cosa potete imparare con qualcuno con più esperienza e che cosa magari potete insegnare loro? Qui c'è gente che è grande, ha abbastanza esperienza, tipo Hannibal che ha 36 anni, però sembra un ragazzino. Quindi da lui c'è tanto da imparare, perché è un gran giocatore. Poi ci sono altri, Velardi, Miale, Petta, tutti giocatori d'esperienza che danno il loro contributo per far crescere noi giovani.